Buonasera a tutti, grazie Presidente per avermi concesso la parola, la possibilità di queste dichiarazioni spontanee. Cari colleghi consiglieri, cari amministratori della città di Siderno, ho chiesto la parola per esprimere delle importanti considerazioni in merito alla politica cittadina e al mio ruolo all'interno di essa. Ebbene, credo ci siano dei momenti in cui ognuno di noi sente il bisogno di staccare, di prendersi una pausa di riflessione, un attimo per analizzare quanto fatto e programmare il futuro. Io ho maturato che questo momento per me sia giunto. I tanti impegni, sia familiari che professionali, mi richiedono maggiore presenza e soprattutto maggiore serenità e tranquillità, proprio quella che mi manca. L'impegno politico richiede razionalità e saggezza, virtù rare, che senza la giusta tranquillità e pace interiore sono difficili da esprimere. Pertanto ringrazio tutti i cittadini che attraverso il loro sostegno elettorale mi hanno dato la possibilità di essere eletto alla carica di consigliere comunale, ruolo che ho ricoperto con onore, sempre con il massimo impegno e la massima dedizione. Un ringraziamento particolare a tutti gli amici, i sostenitori, ai simpatizzanti del Partito Democratico che votando me mi hanno riempito di orgoglio e di forza per dare un contributo fattivo allo sviluppo del nostro amato territorio. Un ringraziamento ai miei compagni di banco, Salvatore Pellegrino, amico di sempre, Carlo Fuda, persona trasparente e instancabile, Maria Teresa Fragomeni, che non c'è però, la voglio ringraziare lo stesso, mia segretaria, nonché capogruppo, ma soprattutto amica, per cui ho molta stima, i quali sono stati vicini a me nei momenti più difficili. Un ringraziamento infine a tutti gli altri consiglieri e amministratori, con i quali ho sempre cercato di collaborare, tra cui Vincenzo De Leo, Pietro Sgarlato, Antonio Sgambelluri e Giuseppe Figliomeni. Ribadisco che seguirò con assiduità i lavori del civico consesso e continuerò a fare la mia parte con passione sociale e fervore disinteressato, con il solo scopo del benessere collettivo. Sono convinto e sicuro che chi prenderà il mio posto starà sempre con un occhio rivolto alle fasce sociali più deboli, ai quali va un mio particolare pensiero, a partire dai disabili, dagli anziani, dai disoccupati e tutti quelli che vivono o sopravvivono con grande difficoltà. Io credo che una società civile abbia il preciso dovere di aiutare chi soffre e chi si trova in difficoltà e la politica debba occuparsi altruisticamente dei problemi di tutti senza affarismi o interessi di bottega. Se saprete fare questo, sono convinto che anche gli scettici e tutti coloro che non credono più in niente, poiché scoraggiati da una classe politica che troppo spesso ha dimenticato la propria mission, si riavvicineranno alla vita sociale attiva e inizieranno ad avere un'idea diversa e positiva della politica. Prima di chiudere la mia esperienza, voglio ricordare un grande autore del Novecento, Corrado Alvaro, e la sua più grande opera, Gente in Aspromonte. L'inizio della vicenda è un'evocazione della vita in Aspromonte, che diviene un tutt'uno con il paesaggio, severo, aspro e solenne, con le precarie capanne abitate dai pastori nella stagione invernale, con i pellegrinaggi al santuario della Madonna di Porsi e le manifestazioni popolari, con i canti accompagnati dal suono della zampogna. Protagonista in Gente da Aspromonte è la famiglia del pastore Argirò, che sogna la possibilità di riscattarsi dalla propria miseria, dalla subordinazione ai padroni delle terre e delle mandrie, e di portare almeno uno dei suoi figli al compimento degli studi. Argirò sottopone se stesso alle fatiche più aspre, ma una serie di avvenimenti, dalla perdita dei buoi che aveva avuto in custodia dal padrone mezza testa, che cadono in un burrone, all'incendio doloso della sua stalla, gli impediscono di raggiungere i suoi obiettivi. A questo punto il figlio Antonello matura dentro di sé la coscienza della posizione di sottomissione della sua famiglia e della classe sociale a cui appartiene e si ribella,
ma senza mai ottenere nulla, se non altre sventure. Il mondo pastorale viene presentato da Alvaro attraverso la poetica trasfigurazione del ricordo di chi vive altrove, ma è nato in quella terra aspra. La rievocazione del mondo calabrese è una denuncia delle ingiustizie sociali e di una certa mentalità superstiziosa e chiusa di quella gente. Ebbene, sono passati quasi 100 anni, ma forse è cambiato poco. Non so se ci sarà dibattito, se no ho delle dichiarazioni da consegnare alla segretaria. Se ci sono, se c'è il dibattito le consegnerò, se no le consegnerò. Non so se c'è il dibattito. Vabbè, tanto le do.